il lato viola del ring e Lariatto presentano Un Lariatto al giorno. Se vi facessi una domanda tipo qual è stato il più grande rivale dell'uomo tigre in Giappone, voi sicuramente, oltre Tana delle Tigri per quanto riguarda il cartone animato, mi direste Dynamite Kid, e sbagliereste, e lo state per scoprire qui a Un Lariatto al giorno, il programma che ogni mattina alle 8 su YouTube e su Spotify vi porta una piccola pillola di quello che è il grandissimo mondo del puro reso, e andiamo a cercare di raccontare qualcosina che possa essere interessante, in qualche modo interessante, e che vi faccia venire voglia di scoprire qualcosa di più intorno al puro reso, appunto. Non siamo soltanto qui a parlare di storie, ci mancherebbe altro. Ci potete trovare tutti i martedì alle 18 sul canale Twitch del Lato Viola del Ring, dove parliamo dell'attualità del puro reso. Ma intanto uno sguardo al passato, e per esempio a uno dei più grandi rivali di Tiger Mask, era uno sguardo d'obbligo. Di che parliamo? Parliamo di Kuniaki Kobayashi, che è un lottatore davvero molto molto importante nella storia del puro reso. Sicuramente un lottatore strano, un lottatore che non ha preso la ribalta, non è diventato super importante, super famoso. Probabilmente gli mancavano un po' l'aggressività di Dynamite Kid e magari il suo stile un po' più brawl. Però era davvero un lottatore di tutto rispetto ed era sicuramente uno degli avversari ideali per quello che era, diciamo, il junior heavyweight più importante del suo tempo. Un junior heavyweight, lo conosciamo bene, Satoru Sayama, che ha impersonato Tiger Mask, che era stato scelto dal famosissimo Booker Hisashi Shinma. E sostanzialmente questo stesso Booker dice: chi posso mandare contro uno come Tiger Mask? Ne sceglie uno molto molto valido, proprio questo Kuniaki Kobayashi, il quale aveva un atteggiamento molto semplice, da il proprio quello il più semplice che potete trovare, un po' come andare al supermercato e dire avete un il, vi danno probabilmente uno con gli atteggiamenti di Kuniaki Kobayashi, che aveva però una particolarità molto molto interessante, cioè aveva questo desiderio incredibile di smascherare i suoi avversari, e questa cosa faceva ovviamente imbestialire tutto il pubblico, tanto che i fan volevano vederli uno contro l'altro proprio per arrabbiarsi con lui, che diventava così aggressivo nei confronti della maschera di Tiger Mask, ma anche per vedere Tiger Mask che poi riusciva effettivamente a vincere. E quindi forse è stato il rivale più importante, beh sicuramente è stato il rivale con cui si è diciamo scontrato più volte, tra l'altro tra l'81 e l'83 è stato in New Japan, ma poi si è spostato in All Japan, quindi ha avuto modo anche di lottare contro Tiger Mask II e ha avuto anche delle altre fight, come per esempio con Cobra sempre in New Japan, e sempre con il tentativo di togliere questa maschera che a lui proprio dava fastidio. Peraltro era un lottatore di tutto rispetto, al di là dell'atteggiamento semplice da heel, era molto bravo nelle sottomissioni, nei calci, insomma era davvero un avversario ideale per chi come Tiger Mask si stava ritagliando questo spazio incredibile nei junior heavyweight in un modo così naturale. E quindi molto bravo Kuniaki Kobayashi, forse è stato un po' un peccato non vederlo citato molto spesso proprio quando si parla dei grandi rivali, dei grandi nemici della tigre. Bene, anche per oggi è tutto, vi ringrazio di cuore per aver seguito, vi do appuntamento a un altro Lariatto che sicuramente domani troverete, perché ogni mattina dal lunedì al venerdì alle ore 8 su YouTube e su Spotify noi siamo qua per parlarvi di qualcosa che riguarda il mondo del puro reso, e vi ricordo anche di venirci a trovare in live su Twitch tutti i martedì alle 18 con Lariatto. Grazie davvero di cuore a tutti per aver seguito anche questa storia, ci risentiamo ovviamente come sempre. Alla prossima!